Ciao a tutti gli amici di Xmardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare la Perix PX 1100, una tastiera da gaming a membrana retroilluminata. Partiamo subito dall'analisi della confezione. Nella parte frontale troviamo il modello della tastiera, un'immagine illustrativa della stessa, alcune caratteristiche tecniche che vedremo poi nel corso di questo unboxing, un bollino che ci ricorda che la tastiera è progettata interamente in Germania e gode di una garanzia di 2 anni. Nel retro della confezione troviamo invece alcune specifiche riportateci in varie lingue, tra cui l'italiano. Il layout della tastiera è italiano e sono riportate anche la compatibilità con i vari sistemi operativi disponibili. Ai lati troviamo ulteriori informazioni, così come nella parte alta della confezione, che ci mostra alcune caratteristiche della tastiera stessa, come lo switch di 3 colori. Avremo dunque la possibilità di cambiare il colore di questa tastiera tra il blu, il rosso e il viola, la possibilità di aumentare o diminuire l'intensità dell'illuminazione e una superficie gommata. Procediamo dunque all'unboxing del prodotto. Estraiamo la tastiera dalla confezione. Eccoci qui. Procediamo ad estrarre anche il relativo bundle, che si compone di un manuale o guida utente, un poggiapolso che potremo attaccare o meno alla tastiera e la tastiera stessa. Come possiamo notare, la tastiera è un full layout, quindi non è classica di alcune tastiere meccaniche di ultima commercializzazione, che sono adibite soltanto al gioco, quindi sono senza tastierino numerico. La tastiera è in colorazione nera, i tasti sono rivestiti di una superficie semigommata. In alto a destra troviamo i comandi per il volume e i comandi per una specie di rotellina scroll che ci permetterà di aumentare al massimo o di diminuire l'intensità della retroilluminazione. Oltre che abbiamo la possibilità con questa tastiera di cambiare l'illuminazione, come abbiamo già detto prima, tra 3 diversi colori, che sono il rosso, il blu e il viola. Notiamo il logo Perix in alto, il retro della tastiera, sono presenti 4 gommini trasparenti che permetteranno una salda presa sulla superficie, oltre che dei rialzi, doppi rialzi, che ci permetteranno di usufruire di una più comoda posizione ergonomica della tastiera. Il cavo è semplicemente rivestito in gomma ed il connettore non è placcato in oro. La tastiera è abbastanza gradevole sotto l'aspetto visivo. Vedremo nel corso della recensione ulteriori immagini e troverete ovviamente la recensione scritta sul nostro sito www.xtremehardware.com. Un saluto a tutto lo staff.